La mia candidatura vuole rispondere fortemente a tre grandi temi. Cioè io che ho individuato tre grandi emergenze, l'emergenza sociale, l'emergenza ambientale e l'emergenza del lavoro. Per quanto riguarda l'emergenza sociale, io credo che sia sotto gli occhi di tutti, cioè è anche ora di finirla. Io non penso che il compito di un presidente della provincia o di un consigliere provinciale sia quello di mettersi il vestito e la cravatta per andare ad inaugurare pezzi di, di, di strada o di lavori pubblici in genere. Penso che invece si debba interfacciare con i drammi veri che vive questa provincia, che sono soprattutto quelli di carattere sociale. C'è una dispersione, un allontanamento, c'è un discreto anche della politica. D'altronde lo dimostra anche la scheda elettorale: i cittadini e gli elettori che la guardano noteranno subito che ci sono 28 simboli. Hanno tentato di trovare candidati dappertutto, gente che non c'entra niente. E gente che non, non ha mai avuto passione, che non ci crede, e che è lontana, che è avulsa, però pur di occupare una casella, questo si fa per ubbidire a delle logiche che sono assurde. Allora, io credo che se non si guarda, se non si cambia radicalmente a queste grandi emergenze, faremo, continueremo a fare un buco nell'acqua. L'emergenza ambientale: guardate, basta un po' di pioggia e la provincia cade a pezzi, lo, lo hanno dimostrato. Gli ultimi avvenimenti atmosferici, le ultime calamità atmosferiche hanno messo in ginocchio un po' tutta la provincia. E poi c'è quella del lavoro. Allora, io credo che la provincia debba essere intanto l'interfaccia del porto di Gioia Tauro. Qua non è più possibile. Ubbidire a delle logiche che sono logiche eh, che, che vengono dalle grandi lobby di interesse che vivono fuori dall'interno, fuori dalla, dalla nostra provincia. Eh, non è pensabile che i nostri giovani non abbiano un minimo di futuro, non c'è certezza del futuro, perché quasi brancola sempre nel buio. La nascita di questa coalizione ubbidisce appunto a questo. Noi vorremmo dare un grandissimo scossone ai grandi partiti di massa per dire che vogliamo rispettare gli interessi della nostra gente. Non vogliamo essere nel libro paga di nessuno. Vorremmo avere un minimo di autonomia, perché autonomia significa incentivare notevolmente le potenzialità che ci sono a Gioia Tauro rompere gli interessi che invece stanno stritolando completamente questo porto e stanno facendo morire, morire quella, eh, gran, quel grande entusiasmo quella passione che ha animato i miei, forse i miei anni giovanili ma quelli di tanti altri che guardavano Gioia Tauro appunto forse come la panacea come quel, quella realtà che doveva un po' fungere da sviluppo vero, non solo economico ma quindi anche culturale e poi il ruolo dei piccoli paesi. Ma come si può assistere impotenti allo spopolamento e alla morte civica dei piccoli paesi montani? In nome per conto di una economia asfittica, assurda, quasi ragioneristica, si chiudono le poste nei paesi montani piccoli, si chiudono le scuole materne, si impedisce ai bambini di vivere le proprie giornate. Questi nostri paesi sono completamente spopolati, non si sente più... Uno schiamazzo di un bambino, il calcio dato ad un pallone, un vetro rotto, sono paesi destinati completamente a morire. E vedete, con la fine di questi paesi finisce la nostra identità, finisce la nostra storia, finisce la nostra cultura. E si procurano danni enormi, perché poi gli smottamenti, gli incendi, sono dovuti appunto, appunto all'assenza dell'uomo da, da, da questa realtà. Ora, o noi. E rispolveriamo, ecco, io vorrei, io mi sono candidato con Fuda perché credo nelle capacità che quest'uomo ha, soprattutto come abile amministratore. È uno che riesce a trasformare quello che tocca per questa grande sua capacità e questa intelligenza di aggredire anche e soprattutto la burocrazia. Allora, noi abbiamo bisogno di questo per ridare certezza, valore, entusiasmo. Noi vorremmo vivere all'interno di questa provincia ritrovando l'orgoglio di essere reggini e non essere abbandonati invece a se stessi e rispondere solo a quelli che sono i richiami degli interessi del Nord. Guardate, io non voglio fare polemica, ma un certo candidato a presidente di una coalizione che non è una coalizione di poco conto, è stato catapultato da Roma. Ecco, noi vorremmo invertire la tendenza, vorremmo che fosse la gente a designare i propri candidati, perché poi devono rispondere questi candidati nel momento in cui saranno eletti, devono rispondere alla nostra gente. Pensate a quale conflitto si può trovare per il ponte, per altre opere, per le centrali a carbone che vogliono fare in Calabria, se non c'è la capacità di autonomia. Se non c'è l'intelligenza, la forza e il coraggio di dire no, diventeremo ancora una volta la discarica del nord. E siccome all'interno del nostro Paese sta comunque eh, imperando la Lega, sta governando la Lega, a danno enorme di, di, della Calambia e degli interessi. Della Calabria, ora quindi, se noi non votiamo candidati che hanno un minimo di autonomia e di intelligenza, se non votiamo la passione, rischiamo di perdere quest'ultimo grande treno. Quindi, l'appello che io vi faccio è: eh, io vorrei che ci fosse un voto ragionato, riflettete: è vero che i candidati sono tanti, ma tentate anche di capire. Guardate la storia di ognuno, ci sono quelli che fanno i proclami in campagna elettorale. Poi ci sono quelli che appaiono in campagna elettorale e poi puntualmente il giorno dopo continueranno a guardare i propri loschi interessi. Ora non sono questi loschi interessi, non sono gli interessi vostri e soprattutto cari giovani, non sono gli interessi delle nuove generazioni. Quindi riflettete e tentate di dare la possibilità a chi può lavorare per la nascita per la rinascita del territorio a chi può lavorare perché questo nostro territorio riesca finalmente ad avere un ruolo e una storia.